Dotare la provincia dolomitica di convitti d'area svincolati dai singoli istituti, ma anzi a servizio di più scuole superiori. Questo è l'obiettivo per il quale si sta adoperando da tempo anche con varie interlocuzioni a livello ministeriale in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico l'ente provincia. Ciò nell'ambito delle svariate azioni messe in campo partendo dai giovani per contrastare lo spopolamento della montagna. Potrebbe essere la soluzione per far sì che ci sia un vero diritto allo studio per i nostri ragazzi, in quanto i numeri del Ministero e i numeri dei nostri ragazzi che frequentano gli istituti superiori sono penalizzanti. Azioni volte a migliorare la stessa qualità di vita degli alunni che abitano in particolar modo le terre alte, alle prese talvolta con lunghi viaggi per raggiungere la propria scuola. Fermo restando che noi abbiamo delle eccellenze, mi viene in mente Feltre, piuttosto che Falcade, piuttosto che Longarone, noi abbiamo bisogno questi convitti d'area che possano raggruppare gli studenti di più istituti superiori. Risolverebbe senz'altro il nostro problema. Palazzo Piloni, interfacciandosi con il MIUR e con il Ministero per gli Affari Regionali, lavora infatti al fine di poter avviare dei servizi di accoglienza convittuale a Belluno, Feltre, ma anche a Cortina e in Agordino. Noi i nostri passi li abbiamo fatti, continuiamo a farli e soprattutto dobbiamo per il prossimo anno scolastico riuscire a risolvere la situazione. Si è mossa anche la consigliera di parità proprio per dare l'opportunità sul convitto di Feltre, dell'agrario di Feltre, su cui peraltro stiamo investendo parecchi soldi proprio per garantire condizioni ottimali per l'accoglienza di questi ragazzi. Dall'ente provincia si auspicano dunque risposte celeri. Questa settimana faremo un ulteriore passaggio e speriamo che venga accolta questa nostra richiesta.